Buonasera, ben ritrovati e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid-19 su tutto il territorio italiano. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri paesi europei come Germania e Francia. La decisione della sospensione delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca per ragioni esclusivamente precauzionali da parte di AIFA è stata assunta dopo un colloquio tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Ministro della Salute Roberto Speranza. Durante la giornata Speranza ha avuto colloqui con i Ministri della Salute di Germania, Francia e Spagna, spiegano fonti del Ministero della Salute. Le scelte compiute e condivise oggi dai principali paesi europei su AstraZeneca sono state assunte esclusivamente in via precauzionale, in attesa della prossima decisiva riunione EMA. Abbiamo fiducia che già nelle prossime ore l'Agenzia europea possa chiarire definitivamente la questione, afferma proprio il Ministro della Salute Speranza. Intanto l'Agenzia italiana del farmaco AIFA, che ha deciso la sospensione temporanea del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale, comunica che renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità del completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose. Consueto bollettino dal Ministero della Salute sui nuovi positivi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 15.267 nuovi casi, 354 decessi e 179.015 tamponi effettuati. Ieri erano invece 21.315 e le vittime 264. I tamponi sono quasi 95.000 in meno di ieri, il tasso di positività invece è cresciuto dal 7,78% all'8,53%. Cresce ancora in Piemonte il numero dei ricoverati in terapia intensiva, più 9 rispetto a ieri, con un totale ora 276, ma nei reparti ordinari che si è verificata un'altra impennata, più 184 in un giorno. È stata così superata la soglia dei 3.000 pazienti, il dato aggiornato ad oggi dall'unità di crisi della regione è 3.070, che arriva a 3.346 con i ricoveri in terapia intensiva. Parliamo anche della Campania e del nuovo aggiornamento da parte dell'unità di crisi regionale che ha diramato il consueto bollettino Covid per la giornata di oggi lunedì 15 marzo. Sono 1.823 nuovi positivi, di cui 112 casi identificati da test antigenici rapidi e 607 sintomatici. I tamponi del giorno sono 12.652, di cui 1.255 antigenici, per un tasso di incidenza del 14,4%. 35 sono i decessi, 17 nelle ultime 48 ore e 18 in precedenza, ma registrati soltanto ieri, mentre 1.737 guariti. Per quanto riguarda il report, i posti letto su base regionale sono 656 posti di terapia intensiva a disposizione, occupati 161. Su 3.160 posti letto di degenza ordinaria ne sono occupati 1.543. Intanto la Regione Campania ha pubblicato una nota con riferimento all'adesione della campagna vaccinale alle categorie fragili. Parte da questa settimana infatti la campagna vaccinale aperta a tutti i pazienti fragili. Da mercoledì 17 marzo i medici di medicina generale devono inserire sulla piattaforma telematica della Regione Campania le adesioni, come da protocollo del Ministero della Salute, ai pazienti di elevata fragilità. Seguirà la convocazione presso i centri abilitati alla somministrazione. I tempi delle vaccinazioni Pfizer saranno legati alla disponibilità, ovviamente, dei vaccini. Ancora una nuova ordinanza, sempre della Regione Campania, che prevede alcune ulteriori limitazioni in riferimento all'evoluzione del contesto Covid. Tra i punti più importanti, con decorrenza dal 16 marzo fino al 3 aprile 2021, è vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative relative a prove di verifica e di esame, anche inerenti ai corsi di lingua, teatro e similari.
Le attività di formazione professionale si svolgono in presenza soltanto ove detta modalità sia indispensabile, ad ogni caso nei limiti previsti dal DPCM del 2 marzo 2021. È altresì vietato lo svolgimento in presenza delle attività teoriche e pratiche delle autoscuole e scuole nautiche per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente. Con decorrenza dal 18 marzo e fino al 5 aprile saranno vietati gli spostamenti dal comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio di tutta la Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile. A bordo dei mezzi pubblici, del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%. Per i servizi di TPL marittimo con le isole del Golfo di Napoli, infine, è confermata la programmazione dei servizi minimi oggetto dei contratti di servizio in essere. È il momento della svolta, perderemo tutto, gli italiani devono essere straordinari. Così il commissario dell'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. A marzo faremo riscaldamento, poi dalla seconda decade di aprile ci saranno gradualmente 500.000 vaccinazioni, ha dichiarato. Alcune regioni ora arrivano a 100-150.000, altre no. Il mio compito quindi sarà quello di portare bilanciamento anche sulle altre regioni e andrò di persona a verificare. A fine mese quindi arriveremo a 15 milioni di dosi di vaccini, nel prossimo trimestre ne avremo 52 milioni, nel terzo persino 84 milioni di dosi. C'è stata una forte azione del presidente Draghi sui vertici delle case farmaceutiche. Al mio livello ho sentito quasi tutti gli amministratori delegati. Ad aprile inizierà ad arrivare anche Johnson & Johnson, un vaccino monodose, con circa 25 milioni di dosi nel secondo trimestre, che è come averne 50 milioni. Voglio approfondire la questione delle dosi buttate, bisogna utilizzare il buon senso, conclude. Se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo, bene, altrimenti si va su classi vicine o se no su chiunque passa che va vaccinato, questo bisogna semplicemente fare. Incendiato intanto questa notte il portone di ingresso dell'Istituto Superiore di Sanità a Roma. Nella serata di ieri è stato infatti cosparso di liquido infiammabile e incendiato. I responsabili si sono dati alla fuga. Sul posto i carabinieri hanno subito indagato sull'accaduto. Il portone è stato danneggiato dalle fiamme e il fumo che ha invaso l'atrio dell'istituto. I custodi sono però intervenuti subito e hanno dato l'allarme. Alcuni dipendenti avevano da poco lasciato l'istituto. Al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere delle strade intorno all'Istituto Superiore di Sanità che potrebbero avere ripreso chi ha dato fuoco proprio al portone d'ingresso. Al momento gli investigatori infatti non escludono nessuna pista, dal gesto di un folle a un atto dimostrativo. A spegnere le fiamme, con un estintore in dotazione all'auto di servizio, una pattuglia dei carabinieri. Ancora in corso i rilievi del nucleo investigativo che faranno un'informativa per la procura. I danni infatti non sarebbero ingenti. Sono inaccettabili gli atti intimidatori contro l'Istituto Superiore di Sanità. Silvio Brusaferro, a tutte le donne e agli uomini dell'IS va il mio pieno sostegno e la gratitudine per il lavoro straordinario fatto ogni giorno al servizio del nostro paese. Il nemico è il virus, non chi si impegna per combatterlo, ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza. 6,9 milioni di studenti da oggi saranno costretti a seguire le lezioni in DAD. 8 su 10, quindi l'81% degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie. La scorsa settimana erano 5,7 milioni. Saranno quindi ulteriori 1,2 milioni gli alunni che dovranno rimanere a casa. L'incremento è concentrato soprattutto in tre regioni, Lazio, Veneto e Piemonte. Il quadro non è omogeneo su tutto il territorio. Il virus costringe a casa il 95% degli studenti del nord e meno di 2 su 3 nel mezzogiorno. Al centro ci si attesta su una media nazionale di 8 su 10. L'elaborazione la fornisce la rivista specializzata Tutto Scuola. Le regioni più interessate da questa chiusura totale con quantità notevoli di ragazzi a casa sono la Lombardia con quasi 1,5 milioni di alunni in DAD, la Campania con 944.000, il Lazio con 821.000 e il Veneto con 680.000.
Ennesima aggressione ad una squadra del 118, la quindicesima da inizio anno, così come rende noto l'organizzazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Secondo quanto riportato dalla società, la postazione 118 dell'Annunziata, quindi nel napoletano, intorno a mezzanotte viene allertata nel centro storico della città per riferita dispnea in Covid positivo. Giunti sul posto, l'equipaggio si accorge che il paziente, che saturava discretamente, aveva chiamato l'ambulanza solo e soltanto per avere una bombola di ossigeno. A quanto riferito dai parenti, avrebbero continuato a chiamare il 118 fin quando non gli avrebbero mandato quindi l'ambulanza con l'ossigeno. L'aggressione è partita da parte di un gruppo di ragazzini senza mascherina che sostavano poco distanti, senza alcun apparente motivo, che hanno sferrato un pugno allo specchietto retrovisore, mentre un altro ragazzino si è appeso letteralmente al tetto dell'ambulanza. Nuovo aggiornamento anche per i dati Covid-19 sul territorio casertano ad opera dell'ASL di Terra di Lavoro. Nel bollettino di oggi, lunedì 15 marzo, sono 255 nuovi positivi con 2 deceduti e 111 guariti. I tamponi processati, che risentono del consueto calo della domenica, sono 1.399, per un tasso di incidenza particolarmente alto del 18,22%. Caserta resta in cima per numero di casi attivi con 540 attuali contagiati, seguita da Maddaloni con 481 e Aversa con 340. In un parcheggio tra San Vittore e Rocca d'Evandro sono state sottoposte a sequestro 14 tonnellate di esplosivo in un auto articolato e furgone di proprietà di una società di materiale esplodente. La Guardia di Finanza, dopo aver proceduto al fermo dei mezzi colmi di materiale e compiuto le dovute indagini sul punto, riscontrando l'assenza di autorizzazioni per l'immissione di fumi nell'atmosfera e scarico di acque reflue industriali, ha denunciato il rappresentante della società, un 85enne residente ad Arpino nel Frusinate. Parliamo anche di sport. Il Napoli batte il Milan 1-0 nel posticipo della 27esima giornata del campionato di Serie A, giocata a San Siro, e si tiene in lizza per la corsa Champions. Decide il match il gol di Politano al 49esimo. Per i rossoneri la rincorsa all'Inter si complica, mentre la squadra di Gattuso conquista 3 punti pesanti proprio in proiezione di un piazzamento per l'Europa. Intanto la Roma ha inviato una lettera alla Lega per chiedere delucidazioni sul rinvio di Juve-Napoli dal 17 marzo. Al 7 aprile alle 18.45 ed è arrivata la missiva di risposta della Serie A. Tutto fatto secondo le regole, la replica della Lega al club giallorosso, che nel ribadire la legittimità del proprio operato ha inoltre spiegato alla società capitolina che i 15 giorni menzionati nell'articolo 29 dello statuto si riferiscono a impegni del club legati alle coppe europee, che non è quindi il caso del recupero tra Juve e Napoli. La Roma infatti chiedeva di conoscere le tempistiche delle richieste delle due società per lo spostamento della gara e anche di poter rinviare a data da destinarsi proprio Roma-Napoli del prossimo 21 marzo. Passiamo anche alla Serie C Girone C, sconfitta invece per la casertana, sorpresa dal Bisceglie 1-0 allo stadio Pinto. Ascoltiamo proprio l'analisi del match da parte di mister Federico Guidi e dell'attaccante Gianluca Turchetta. Purtroppo noi abbiamo sbagliato completamente il primo tempo perché abbiamo commesso degli errori che solitamente non commettiamo. Abbiamo visto. Sì, a quelli mi riferisco. A quelli mi riferisco perché la partita si era sviluppata come credevamo che fosse e quindi dovevamo avere la pazienza di non forzare le giocate, soprattutto stare attenti proprio a questi passaggi che non dovevamo sbagliare, perché se no ci saremmo esposti a quelle 3-4 ripartenze che hanno avuto, che chiaramente potevano essere molto, molto pericolose. Su una di queste ci hanno fatto gol e su quelle hanno costruito poi quella che era la loro partita ideale, abbassandosi tremendamente, non concedendoci spazio. Purtroppo oggi siamo mancati nel primo tempo e il motivo poi lo analizzeremo insieme alla squadra. Io alla fine del primo tempo ero arrabbiato. Arrabbiato. Abbiamo visto. Si vedeva da solo. L'abbiamo notato da solo. Ero arrabbiato perché solitamente questi tipi di errori li facevamo quando eravamo in costruzione all'inizio della stagione. Ultimamente i ragazzi non li facevano più e davamo grande continuità al gioco. Il fatto di forse di provare immediatamente a sbloccare la partita
con troppa frenesia o con troppa voglia siamo entrati in campo commettendo dei gravissimi errori che sono imperdonabili, proprio perché era una partita ideale che ci poteva proiettare su orizzonti nuovi. È questo che mi dà enormemente fastidio, sarà motivo di confronto con i ragazzi come lo è sempre stato, perché il primo tempo è inaccettabile. Certo, la partita sicuramente la andremo a analizzare in settimana, perché adesso sicuramente quando finisci la partita non conviene neanche tanto stare lì a parlarne. È chiaro che è un risultato negativo, una sconfitta in casa che non puoi permetterti di fare se vuoi comunque, cioè a noi ci mancano questi punti per la salvezza, e è stato un peccato. Sicuramente abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico, ma secondo me il carattere, quello che può tirar fuori ognuno di noi in campo, l'ha messo in campo. È chiaro che ci sono anche gli avversari, ci hanno messo in difficoltà, hanno sfruttato le loro caratteristiche, le loro qualità e ci hanno messo in difficoltà. Dobbiamo sicuramente mettere da parte il prima possibile questa prestazione e sicuramente analizzare gli errori, però è anche vero che è chiaro che lei ha analizzato la partita, analizzare però questa seconda parte di stagione e per poi passare certo, un peccato perché avevamo abituato noi stessi sicuramente e poi magari gli altri ad un atteggiamento diverso durante la gara, e soprattutto magari a riuscire a recuperare quell'aspetto mentale che magari subisci il gol e devi riuscire ad azzerare, perché sei in campo e la partita dura 90 minuti, questa cosa qui non c'è stata. Però quello che rimane è la rabbia e l'atteggiamento che comunque non è mancato. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi in prima serata e vi do appuntamento a domani. Buona serata.